dopo aver conosciuto Don Salvatore, essendo pure coetanei, per me è un onore fare questo. Allora, il presidente della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani, Sua Eccellenza Cavalier Gran Croce Zef Busciati, già ambasciatore della Repubblica d'Albania presso la Santa Sede di Roma, su proposta dei Cavalier Francesco D'Amico, delegato rappresentante della Regione Puglia, nonché membro d'onore della Fondazione, e del Cavalier Teresa Sparaco, delegata e rappresentante della Regione Campania, anch'essa membro d'onore della Fondazione, che ringraziamo per essere venuta personalmente ad onorarci della sua presenza, sentito il parere del Board Consultivo e del Senato Accademico, in considerazione delle qualità morali, civile, etiche e religiose che competono nella sua illustre persona, ha deciso di affidare a Don Salvatore Cianamea il compito di padre spirituale della provincia di Avellino, della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani. Accompagnato dal Cavalier Teresa Sparaco, delegata e rappresentante della Regione Campania, anch'essa membro d'onore, e dai membri d'onore Ufficiale Sebastiano La Vecchia, Cavalier Tommaso Incantalupo e Cavalier Francesco Di Pinto, con immense piacere e stima consegniamo l'alta onorificenza a Don Salvatore. Allora, passo la parola al delegato della Regione Campania. Grazie a tutti, grazie Don Salvatore per l'invito. Sono sempre felice di ritornare in queste terre, perché oltre ad essere delegato alla Regione Campania per la Fondazione Papa Clemente, sono un soprano lirico. Quindi io vengo ben volentieri a cantare sempre qui e sono felice. Io vi voglio ringraziare il collega per aver letto le testuali parole che il nostro presidente ha formulato per il nostro profondo, sinceramente grande parroco Don Salvatore, perché merita veramente tutto questo. E oltre a me doveva venire anche il delegato per la provincia di Avellino, e lo salutiamo perché non è potuto essere presente, Salvatore Pignataro, anch'esso cavaliere e dottore. E ci è dispiaciuto tanto perché aveva già degli impegni, e quindi lo salutiamo fortemente. Vi ringrazio ancora tutti e grazie ancora. Infinitamente grazie per questo, sono commosso, però volevo dire una cosa. Io sono grato a due persone che hanno avuto i capelli argentati e che oggi non ci sono qui, ma sono presenti diversamente. E non sapevano parlare bene l'italiano. Mi hanno dato dei bellissimi vestiti o tante altre cose che molti genitori sanno dare ai loro figli, ma mi hanno dato tanto amore e tanto coraggio. Ora sono in cielo, dico grazie a loro in questa sede e in questo bel momento, al mio papà e alla mia mamma. Bravo. Grazie infinite di tutto, sono emozionato, grazie di cuore, sono felice di questo, soprattutto nella mia canosa. Amo Avellino, amo l'Irpinia, e chi mi conosce lo sa, però questo bel segno, pensando al mio papà e alla mia mamma, è qualcosa di splendido per me. Grazie infinite. Bravo.